Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Via la gara. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Nessuna delle due squadre ha ancora preso l'iniziativa. Siamo in una fase di studio. Provare, spazza via la palla, ha fatto tutto da solo, grande azione, peccato per te. E lui, nonostante partisse da posizione molto defilata, questo è proprio un giocatore che vede la porta. Palla in profondità e il punteggio iniziale è immutato, 0-0. Ha la possibilità di andare verso la porta. C'è il tiro. Ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Il primo gol si fa attendere, ma non ci stiamo annoiando. Riceve un pallone interessante. È riuscito a passare. Preferisce non rischiare, spazza. Cross tagliato al centro dell'area. Grande opportunità. Prova a saltare il centrocampo. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova a saltare il centrocampo. Palla in profondità. Primo tempo che finisce qui. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Cerca il passaggio in profondità. Il secondo tempo inizia. È scattato con un tempismo perfetto. Partita ancora completamente aperta. Pallone in avanti. Vuole la profondità. Riceve in ottima posizione. Preferisce non correre rischi.
Qui cercherà tiro. Non corre rischi, allontana il pallone. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Spazza il pallone. Azione. Continua ad avanzare, ma c'è poco movimento dei compagni. Posizione interessante. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Il portiere si oppone. Allontana il pallone senza per la verità. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Occasione. Tiro. Sventano il pericolo. Il tempo sta per scadere. Devono darsi una mossa. Fallo. Nessun intervento. Sarà callo. Secondo giallo e dunque. Ed ecco il fischio finale. Tutti sotto la doccia. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. È sempre un